Ciao a tutti, bentornati o bentrovati sul mio canale. Io sono Federica. Oggi andiamo a scoprire la nuovissima collezione primaverile, quindi siamo super in anticipo, di Kiko, ovvero la Kiko Mood Boost Collection. Mentre ho detto Mood Boost, ho tirato anche una sputazza. Bene. Se ti va di supportarmi, lascia un like a questo video e iscriviti al mio canale. Andremo a truccarci, faremo una full face con un po' di prodotti di questa collezione. Mi sono appena arrivati, sono le 4 di pomeriggio, non registro mai a quest'ora, ma ci tengo particolarmente a far uscire questo video al più presto. Quindi, con questa faccia tutta bella, mi sono schiacciata un po' di brufoletti, non si fa, ma io l'ho fatto. Iniziamo subito dagli occhi. Allora, ho fatto così, di volata, le sopracciglia, visto che stamattina ho già registrato N video e mi sono truccata N volte. Andiamo, per non fare torto, con lo Skin Tone Concealer, sempre di Kiko, a fare la nostra base occhi. Questo è il numero 02. È uscita da pochissimo la nuova collezione di San Valentino, che non ho comprato perché io sono un'appassionata di palette, chi mi segue da tempo lo sa, e aveva praticamente degli ombretti duo, quindi non mi ha sconquiferato particolarmente. Ho scelto tra le due palette, perché abbiamo due palette occhi, questo è il pack secondario, questo è il pack primario, la 01 Diving Colors. Vi devo dire che me l'aspettavo più grande, quando l'ho vista ho detto ma com'è piccolina, è un po' piccolina. Vi lascio qui il prezzo. Queste sono le colorazioni. Vi faccio gli swatch, la scrivenza sembra ottima. Queste sono le colorazioni, le 6 colorazioni presenti all'interno della palette. Sono un po' più calde, un pochino più rossicce. L'altra ha toni totalmente neutri, quindi questa era un po' più particolare, se vogliamo dire così, rispetto all'altra tonalità che aveva tutti i marroni e dorati. Dallo swatch sembra promettere bene. Andiamo a fare il nostro make-up. Vado a prendere un pennello da sfumatura. La palette all'interno ha il suo specchietto. Inizio con Positive, che è la colorazione diciamo più chiara, un po' aranciata della palette, matte, e vado a fare la transizione. Mi sembrano molto pigmentate. All'interno della collezione c'erano anche degli ombretti in stick, se non sbaglio. Comunque questa è una collezione piuttosto ricca. Ok, vado a prendere Exuberant, che è questa tonalità un pochino più carica, e la porto nella parte più bassa della palpebra. Sono due tonalità molto simili, le prime due che abbiamo applicato, tendenti al rossiccio. Vado a prendere Fearless, che è questo doraticcio della palette, e volevo cercare di fare un cut crease naturale, ma come potete notare non scrive assolutamente con il pennello, non scrive. Provo a cambiare pennello? No, col pennello non scrive. Provo con un applicatore in spugna. Vediamo. Ok, vado giusto nell'angolo interno. È quasi un duochrome oro e rosa. Non mi convince, vado col dito.
Ok, tende un po' a spezzettarsi, come se fosse un po' secco. Va bene, lo facciamo andare bene. Nella parte centrale vado a prelevare Powerful, che è questo rosso metallizzato. Non mi convince, me lo aspettavo più rosso, sinceramente. Insomma, nulla di che. Prendo un pennello a matita, vado a prendere Cheerful, che è questo marrone scuro, che probabilmente credo che sia il più bello della palette. Lo porto nell'angolo esterno. Ok, dopo averlo picchiettato lo vado a sfumare. Prendo Bold, che è questo color panna, e lo porto. Oh, come scrive! Qui abbiamo scrivenza. Guardate. Vado sotto l'arcata sopraccigliare e un pochino nell'angolo interno. Per dare luminosità. Termino con un Kajal marrone. Dopo la base finiremo l'occhio al di sotto. Vado a fare anche l'altro occhio e passiamo alla base. Allora, ho terminato la parte superiore del make-up. Sinceramente, non trovo nessun tipo di innovazione. Se devo essere sincera, non ricomprerei questa palette. Mi aspettavo un rosso sicuramente più strong come rosso metallizzato. I colori si sfumano bene, la pigmentazione c'è. Non l'ho trovata tanto diversa dalla collezione natalizia. Avrei messo magari qualche colore, almeno su 6 colori, un colore un po' più particolare. Gusto personale, opinione assolutamente personale. Andiamo avanti con il nuovo fondo. Passiamo alla base e abbiamo il Mod Boost Luminous Foundation, quindi fondotinta luminoso con media alta coprenza e aroma all'oliva. Allora, agitare bene prima dell'uso. Andiamo ad agitare bene. Io ho acquistato la tonalità 05 Almond, sarà sicuramente un po' scura, però se avete seguito il mio video precedente, dove avevo preso, mi sembra sempre la 5 ed era chiarissima, ovviamente comprando online non mi sono saputa regolare più di tanto. Abbiamo appunto due tipi di palette, fondotinta siamo sulle 7 barra massimo 8 colorazioni, quasi come un po' tutte le collezioni di Kiko, diciamo in edizione limitata e non linea permanente, quindi non ci sono tantissime colorazioni. L'ho già provato sulla mano e l'odore, più che olio d'oliva, a me sa tantissimo di pasta di Fissan. Allora, vado col pennello, quindi dovremmo avere una coprenza media alta. Ho fatto due plump di prodotto e mi sembrava che sulla mano ossidasse leggermente. Ossidasse. È italiano? Si ossida leggermente, questo è un pochino aranciato. Devo dire che il disclaimer di fondotinta luminoso mi dà sempre l'idea di qualcosa di poco coprente, invece mi devo qui soffermare un attimo perché la coprenza c'è. Guardate, avevo qua i due, qua proprio la coperta completamente. A me ricorda tantissimo la pasta di Fissan l'odore, boh. Se l'avete già provato scrivetemelo nei commenti. Fermi tutti. Sistemo con una beauty blender. A parte la colorazione che è leggermente scura, non male. Provo ad andarlo a stratificare un attimino in questa zona. Dire che mi piace, o meglio, questa è una first impression, lo stiamo provando insieme.
fondotinta luminoso e io direi che è un demi matte, nel senso c'è un po' di luminosità, però non è neanche troppo bagnato come fondo. La coprenza c'è. Andiamo con la palette viso, perché io ho bisogno di settare un fondotinta per capire se poi mi piace veramente. Vado un pochino con sempre il correttore che abbiamo utilizzato prima. Questo correttore non copre un accidenti, è un po' acquoso, non mi arriva a piacere il correttore comunque. Abbiamo delle polveri separate, delle perle luminose nella collezione. Io ho scelto di provare la palette. Neo negativo di questa palette è che esiste solo e soltanto in una colorazione, però è meravigliosa. Ha il pack rosa cipria, meraviglioso, stupendo. È volata via la cartina, specchietto, e abbiamo, guardate che bella texture qui, fatte queste tipo dune, tra una rosa e una duna. Troviamo un bronzer, un blush e due illuminanti, perché questo qui è un blush luminoso ma è molto molto chiaro. Noi proveremo tutte e quattro le polveri. Ha un profumo spaziale. Purtroppo mi sono resa conto che non ho la cipria, quindi vado a settare il fondo. Questo correttore vi regala 20 anni in più, ma che bello, che bel regalo. Forse il miglior fondo di Kiko che ho provato fino ad oggi. Non ne ho provati tantissimi, però mi piace. Procediamo con la palette viso. Quindi inizio ad andare a prendere questa Start Happy, che è il bronzer, e visto così mi sembra un po' chiaro. Sicuramente non è adatto alle pelli scure. Allora, questa già su una pelle olivastra non credo che funzioni. È un bronzer che va bene per le pelli chiare, medio chiare, e dà un effetto quasi sun-kissed, cioè baciata dal sole. Non si può scolpire, diciamo, in modo evidente il viso. Questo è l'effetto del bronzer. Ok, vado a prendere Pump Your Look, che è il blush, e anche lui è rosa. Questo blush, questa tonalità di blush è tra le mie preferite. È super naturale e, essendo, diciamo, piuttosto chiaro, si fa fatica ad esagerare. Non lascia le chiazze, è molto da quell'effetto proprio sano. Questo rimane piuttosto matte. Ora vado sopra con una punta di Go Go Glow. Eh sì, che è un blush luminoso, vedete, dà un po' di luminosità al nostro make-up. Questa palette mi dispiace che esista solo in questa colorazione, però mi sta piacendo. La palette occhi fino adesso è l'unica cosa che non mi ha soddisfatta, ma più che altro per varietà di tonalità, quindi l'ho comprata già consapevolmente, insomma. Però la scrivenza c'è. Prendo Go Chic, che è l'illuminante. E mi piace! Mi piace, sottile, effetto bagnato. È un doraticcio. Guardate che bello. Molto bello. Mi piace! Ok, ho ripreso, diciamo, la normalità. Assolutamente promossa questa palette per pelli chiare, medio chiare. Andiamo a finire velocemente gli occhi. Vado a prendere dalla mia palette una punta di marrone scuro, lo sfumo sotto, comunque la pigmentazione ce l'abbiamo, nulla da dire. Vi devono piacere semplicemente i colori della palette, che sono piuttosto banali. Metto il mascara e passiamo alle labbra. Bene, come prodotto labbra
troviamo una varietà di prodotti, dalle matite labbra agli stick, ai burri labbra, ai gloss. Io ho scelto You Make Me Lipstick, si chiama, e l'ho già sbocciato sulla mano, il colore mi sembra meraviglioso. Sono dei rossetti a lunga tenuta, e vi dico lunga tenuta, cioè non alla tenuta dei rossetti liquidi, però devo dire che l'ho sbocciato proprio prima di fare il video sulla mano, poi mi sono struccata ed è rimasto, quindi comunque hanno una lunga tenuta. E questa è la colorazione 06, rimangono, il pack è fatto in questo modo, tipo matita, autotemperante, così escono, molto carina, e andiamo a provarlo. Questo è un marroncino. Sulla mano sembrava molto più chiaro. Eccolo qui. Devo dire che lo aspettavo più chiaro e leggermente più freddo, sia dalla matita, dal colore che realmente è, diciamo, la mina di questo rossetto, sia dal pack esterno. Però devo dire che non mi dispiace, in match con il trucco occhi. Vi faccio un po' un close up di quello che è il look terminato. Questo è il risultato con i 4 prodotti che ho acquistato. Ho acquistato solo 4 prodotti perché siamo già sulle 60 rotte euro, ragazze, con 4 prodotti, quindi non è proprio super low cost. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché stanno per arrivare altre novità low cost, try on haul, tantissimi video in questo periodo, novità. Mi raccomando, state connesse. Io spero che questa recensione vi possa essere utile per i vostri acquisti. Il rossetto ha quel finish un po' asciutto dei rossetti a lunga tenuta, quindi vi deve piacere il rossetto a lunga tenuta, è opaco, matte, non si trasferisce. Io come sempre vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.